Ingegnere, come sono andate allora le cose riguardo al crollo del Ponte Morandi? Di chi è la colpa? Beh, intanto la commissione non ha ancora finito i lavori e quindi dal punto di vista tecnico non ci si può ancora pronunciare. Ci sono alcune ipotesi, ci sono tantissimi indagati, tutti gli ingegneri del Ministero, della Società Autostrade, del compartimento e dipartimento di Genova, insomma è una cosa molto complessa. Ma era un evento prevedibile quello che si chiede la gente? Era un evento che, per il quale era stato richiesto un lavoro in base a un progetto che doveva essere rifatta questa pila che poi è crollata, cosa che era già stata fatta sulla pila 11 che non è crollata per nulla, e quindi praticamente diciamo che le lungaggini ministeriali delle autostrade, battibecchi, ping pong vari, praticamente hanno ritardato di alcuni anni un intervento che in base alle conseguenze era da ritenere urgente. Sono molte le opere, ormai tutte fatte con cemento armato, costruite con cemento armato. Ecco, il cemento armato ha un tempo di vita limitato o dipende dalle condizioni meteoclimatiche che aumentano, accelerano l'ammaloramento? Dunque, intanto bisogna dire che oggi ci sono delle norme specifiche molto complete per le costruzioni che permettono di individuare i coefficienti e le riduzioni necessarie in funzione dell'atmosfera, dell'ambiente di lavoro del ponte. All'epoca non c'era niente di tutto questo e quindi praticamente nemmeno si conoscevano tanti effetti negativi che poi si sono verificati e che lo stesso Morandi 12 anni dopo aveva incominciato a inquadrare in una relazione che lui ha tirato fuori quando già era pensionato. Insomma, rischiamo a percorrere alcuni tratti di autostrade che si trovano su ponti anche molto alti? No, il problema è la manutenzione. Manutenzione che nella parola straordinaria non era presente nei concetti delle persone di 60 anni fa. Quindi questa cosa non si è fatta per parecchio tempo e le protezioni che erano necessarie bisognava farle subito. Ma poi c'era un altro problema molto fondamentale che è stato quello dell'aumento fortissimo del traffico, l'aumento forte del peso medio delle automobili, l'aumento forte del peso medio dei trasporti pesanti che all'epoca erano da 24 tonnellate mentre oggi sono da 44, quindi i carichi sul ponte sono aumentati tanto, così come il traffico che è arrivato a 25 milioni di passaggi all'anno. Quindi questo ponte, non sappiamo per quali valori era stato dimensionato, ma anche le sicurezze esistenti che sicuramente sono state inserite nel progetto, però alla fine si sono rivelate un po' troppo ai limiti e quindi il ponte ha vacillato insieme a tutti gli altri problemi dell'ambiente, della corrosione, eccetera. Il Rotary affronta questa sera un tema importante che riguarda un po' tutti ed è ancora una volta un incontro incentrato sulle professionalità e sull'informazione. Beh, noi come Rotary intendiamo soprattutto far conoscere il nostro territorio in positivo, fare rete tra le persone che, tra i professionisti che diciamo sono la parte sana di questo territorio, affrontando temi che diciamo sono di attualità ma che hanno anche un significato simbolico molto importante, perché parlare di ponti per me è un simbolo, cioè di guardare sempre oltre e diciamo superare quelle che sono le paure che ci sono, le barriere, e invece cioè, il ponte è appunto lo strumento attraverso il quale si può arrivare al fine, e il fine è appunto quello dell'unione. Noi vorremmo che ci fosse una società, il nostro territorio fosse connesso con altri territori, ma il nostro spirito da rotariani è quello di avere un mondo connesso, interconnesso da ponti, quindi il motto della serata è avere meno muri e sicuramente più ponti.